Resta ancora al palo il progetto del Parco Adda Sud di dotare il consorzio Navigare Ladda di un nuovo battello per escursioni turistiche lungo il tratto lodigiano dell'Adda. Mentre il livello del fiume Lombardo resta ben al di sotto delle medie stagionali, con l'Alve ormai ridotto ai minimi storici per il periodo, il Parco Adda Sud ha visto naufragare una dopo l'altra le gare d'appalto per la costruzione del battello ecologico in grado di muoversi sul fiume anche in condizioni non ottimali. Il motivo? Il continuo rincaro delle materie prime necessarie per costruire il manufatto innovativo. Le ditte costruttrici non sono in grado di programmare i costi realizzativi e mandano deserte le gare. Per il nuovo battello, in grado di muoversi tra Pizzighettone e Lodi, il Parco Adda Sud ha ottenuto finanziamenti dalla Fondazione Cariplo, ma non riesce a spenderli. Intanto il consorzio Navigare Ladda, avviato la stagione 2022, anche se non appare agevole raggiungere l'attracco di Lodi con l'Adda a corto d'acqua.